Il Signore viene, andiamogli incontro. Egli è la luce del mondo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: Figlio di Davide, abbi pietà di noi. Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: Credete che io possa fare quanto? Gli risposero: Sì, o Signore. Allora toccò loro gli occhi e disse: Avvenga per voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammonì dicendo: Badate che nessuno lo sappia. Ma essi, appena usciti, ne diffusero la notizia in tutta quella regione. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Dice questo brano del Vangelo di Matteo che Gesù si allontanava. È un verbo che pesa se parliamo di Gesù. Quando Gesù si allontana, che facciamo? Quando la mamma si allontana dai bambini, che fanno i bambini? Diventano orfani. Possono morire di fame, di sete, di freddo, di malattia. Gesù si allontanava. Noi dobbiamo sperare invece che Gesù non si allontani mai dalla nostra persona. I due ciechi sentirono che era Gesù lì in mezzo a quella folla e incominciarono a gridare verso di lui. E lo seguivano gridando, ma Gesù non si fermava, continuava ad allontanarsi da quel luogo, finché Gesù non entrò in una casa. Entrò in una casa, da lì non si poteva allontanare, doveva per forza stare dentro casa, si poteva spostare dalla cucina alla stanza, da un posto all'altro, ma era ormai dentro la casa, era in mezzo alle persone che l'avevano ospitato. E lì finalmente i due ciechi lo raggiungono. Se noi l'accogliamo veramente Gesù con la nostra fede, un sì che la ragione stessa non può capire, perché se tutte le verità della fede, i dogmi della fede, noi li potessimo capire perfettamente, capiremmo Dio stesso, saremmo come Dio. Non è possibile. Però il Signore ci ha rivelato quello che noi possiamo capire, e il peccato sta nel non interessarsi della verità. Voi mangiate. Potete disinteressarvi del problema del lavoro per guadagnare il pane? No. Ecco allora, se vogliamo le consolazioni della fede, dobbiamo accettare le verità della fede, sia pure nella misura in cui superano le nostre capacità razionali. Dio ce l'ha rivelata la fede, quindi non ha imposto una cosa strana, del tutto incomprensibile. Attraverso tutte le verità comprensibili, noi abbiamo la prova anche di quelle verità che superano la nostra capacità umana. E qui la meditazione nostra deve veramente riflettere
quella luce che il Signore ci ha dato e che brilla nell'anima. I due erano ciechi, ma non si rassegnarono. Gesù non si fermava e loro lo seguivano, fino a quando l'hanno raggiunto dentro casa. Non era sua quella casa, non era di Gesù, però lui ci si è fermato. Le nostre anime sono nostre. In certo senso Gesù le rispetta, non dice questa è casa mia per forza. No, però se tu mi accetti, mi ospiti, allora la tua casa diventa anche casa mia. E se la tua casa diventa mia, sono finiti i guai, sono finite le paure, sono finite le disgrazie. Il demonio deve uscire dalla finestra e non riapparire più. Ignoranza è finita. Adesso non puoi dire chi sono, da dove vengo, perché esisto, che cosa devo fare, rubare o lavorare, ammazzare o fare la pace col mio prossimo. Adesso è tutto chiaro. Potete, credete che io possa fare quello che mi state chiedendo? Quando chiediamo al Signore una grazia, ci rivolgiamo alla Madonna per che intercede per noi per ottenere tante cose di cui abbiamo bisogno nell'anima, nel corpo, nella persona, nella famiglia, nella situazione. Chi di noi non ha fatto esperienza di certi momenti davvero difficili, bui, paurosi? E allora in quel momento noi preghiamo con fede, ma noi dobbiamo pregare con fede anche quando tutto è normale e tranquillo. Allora, se noi chiediamo una grazia alla Madonna, la Madonna già sa se noi crediamo o no, se stiamo dicendo per abitudine, per pura necessità o per sfuggire a una morsa che ci elogora, ci ingoia. Oppure no, così andiamo, Ave Maria, piena di grazia, ma quale grazia, quale Maria? Tu sa dove ti trovi con la testa, col cuore. Padre nostro, meno male diciamo sei nei cieli, per cui dici non lo vedo perché sta nei cieli, ma sta dentro di te, la Madonna sta davanti a te, tu sei arrivato lì, perché per la strada non l'hai trovato Gesù, non hai trovato nemmeno la Madonna. Non hai trovato neanche San Francesco, Padre Pio, ma tu non vedi nemmeno l'angelo custode che cammina con te? La luce, la vista. Ma voi credete che io lo possa fare? Sì. Allora, dice l'Evangelista, li toccò uno e l'altro, e tutti e due ci videro. A questo punto figuratevi la gioia dei due guariti, di tutta la gente che si trovava lì dentro. Una festa. Gesù ha detto, voi non direte a nessuno, vi state zitti. Allora, a chi lo dobbiamo dire quello che il Signore ha fatto? Beh, quello che ha fatto a me, io lo devo dire a me. Me lo devo ricordare, no? Se no, se me ne dimentico, non lo ringrazio neanche. E un'altra volta, è inutile che ci prova ad andare. No? Se voi fate uno sgarbo a una persona, poi quando avete ancora bisogno di questa persona, non è che andate lì con la faccia fresca, dice, oh, mi serve, quello ti ha prestato 10.000 euro, non gliel'hai restituiti né nella data e mai più. Poi te ne servono altre 10, ti presenti, dice, ah, mi servono altre 10.000 euro, e quello dice, ma hai sbagliato strada. La Madonna e Gesù non ci vogliono dire che abbiamo sbagliato strada, perché la strada giusta è quella che ci porta Gesù e alla Madonna. Però dobbiamo capirlo questo e dire che sì, io credo che tu Signore possa fare, significa che già il Signore l'ha fatto. Perché quel sì lo puoi fare, non lo diciamo per gusto, per capacità, lo diciamo già illuminati dalla verità di Dio, da Dio stesso, è Lui che ci fa dire sì o no. Allora noi siamo giustificati in tutti i no che diciamo. No, la ragione
È vero che non arriva a tutto, ma è anche vero che non può negare tante cose che sono chiare. È notte e giorno in questo momento, ma ancora è un po' buio. La luce è brusca, ma tra poco si fa giorno. E noi di giorno vediamo le cose. Il Signore non ci ha creati per ficcarci nel buio. La nostra ragione può tanto. E quel tanto che non può, il Signore lo illumina con la fede. Allora il miracolo è questo. La ragione tocca a Dio e Dio risana. La ragione, l'anima e illumina tutta la vita. Perché arriva Padre Pio e fa i miracoli? Perché lui il primo miracolo che ha fatto è quello di dire a Gesù: ti spalanco il cuore, ti do l'anima, voglio inchiodare, che il mio corpo sia inchiodato con quello tuo, Gesù, perché io ti amo e come tu ami io voglio amare questi miei fratelli. E allora non c'è più una distanza, Gesù non può scappare più. Quando andiamo a cercare sulla croce, là sta e là lo troviamo. Quando lo andiamo a cercare nel tabernacolo, là sta e là lo troviamo. Dall'altare vengono e ce lo portano. Non scappa Gesù, ma se è venuto per noi, pensate. Però vuole che noi nel camminare lungo la strada, tutti siamo, no? Il cammino della vita, il cammino della storia, il cammino personale, e poi però dobbiamo fermarci da qualche parte, dobbiamo riposarci, dobbiamo mangiare, dobbiamo proprio dare a questo, a quest'ansia della vita un attimo di tregua. Gesù è quella tregua, è lui la pace. Tra pochi giorni, celebrando il Natale, sentiremo ripetere molte volte dalla liturgia questa espressione, la pace, la luce, no? La gioia, luce, pace, gioia, saranno i temi ricorrenti, perché abbiamo finalmente Gesù in mezzo a noi. Quel bambino è il creatore del mondo, non può sfuggire, no, non se ne va. Tra l'altro, essendo così piccolo, non si può neanche spostare, ha bisogno di due mani che lo sollevino, di un cuore che l'accolga, due bracci che lo stringono al seno. Facciamo le veci della Madonna, almeno quest'anno accogliamo così Gesù bambino, perché Lui ci ama. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci, o